andare avanti in questo periodo di grandi novità, sia dal punto di vista farmacologico che tecnologico, eventi come il convegno interregionale Campania Puglia svoltosi a Salerno è tra gli obiettivi della Società Italiana Metabolismo, Diabete e Obesità, nata anche con l'intento di promuovere iniziative come questa di Salerno per una crescita costante degli specialisti, senza mai dimenticare l'obiettivo primario, e cioè il miglioramento dell'assistenza dei pazienti con interventi di diagnosi e terapia precoce. Al convegno interregionale Campania Puglia c'era anche il presidente nazionale della SIMDO, Vincenzo Provenzano. Intanto permettetemi di ringraziare coloro che hanno lavorato e hanno lavorato molto bene per questa iniziativa, e cioè il coordinatore della Puglia, Vincenzo Nicastro, il dottor Vincenzo Nicastro, e poi i tre nostri meravigliosi locali, cioè la dottoressa Paghi Memole, che fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Società, il dottore Turco, che fa parte del Comitato Scientifico Nazionale, e il dottor Oreste Gione, che è il coordinatore regionale Campania. È un obiettivo quello che ci prefiggiamo di portare avanti, potremmo dire, in questo periodo particolarmente denso di novità, soprattutto come innovazioni scientifiche e farmacologiche, nelle diverse regioni portare avanti appunto questo tipo di iniziative che sono fondamentalmente culturali e divulgative, affinché l'utilizzo di queste nuove molecole, soprattutto nell'ambito del diabete 2, molecole con le quali si muore di meno e si fanno meno complicanze, venga incentivato. Ovviamente gli incontri hanno un'altra importante finalità che affianca la precedente, che appunto è scientifica e divulgativa. L'incontro servono anche a stare assieme, a far sì che i nostri soci della nostra società possano vivere momenti insieme, in questo caso Puglia e Campania. L'attenzione della SIMDO è concentrata in modo particolare, oltre sul diabete, anche sull'obesità? Sì, diciamo che nell'ambito delle tre società scientifiche nazionali che fanno parte del comitato, diciamo, del gruppo delle società scientifiche che al Ministero della Salute possono emanare, possono dettare linee guida, la nostra si caratterizza perché accanto all'obiettivo cura del diabete, tutto quello che può significare, noi ci occupiamo di obesità e di metabolismo, quindi diciamo un allargamento del focus verso quella che è la base della stessa problematica di diabete, cioè l'obesità, sempre più presente, sempre più frequente, soprattutto nel sud dell'Italia. Professore Provenzano, a livello terapeutico che novità ci sono? Novità importantissime sia nell'ambito del diabete, nell'ambito dell'obesità, nell'ambito del diabetico obeso, con due categorie fondamentali di farmaci. Farmaci sono un gruppo di farmaci, si chiamano incretino mimetici, un altro gruppo che si chiamano glifosine. Con questi farmaci oggi si muore di meno, si fanno meno le complicanze cardiovascolari, si fanno meno le complicanze renali. Il gruppo della Campania, in particolar modo la dottoressa Paghi Memole, che è la leader, perché ripeto fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale, sta lavorando a un progetto per coinvolgere a livello locale, quindi nella Campania e ovviamente anche nella Puglia, per coinvolgere la medicina generale, per coinvolgere gli specialisti verso l'innovazione. Oggi, ripeto, con queste molecole si è andata avanti, bisogna intervenire quanto prima. Grazie al continuo progresso e perfezionamento della tecnologia in questo campo, oggi abbiamo a disposizione nuovi strumenti, in particolare il CGM, che è il monitoraggio continuo della glicemia, e quello flash. Con queste nuove tecniche abbiamo completamente cambiato il concetto del controllo glicemico, abbiamo superato il concetto dell'emoglobina glicosilata, che per i diabetologi rappresentava la media delle glicemie negli ultimi 3 mesi, e anche l'autocontrollo strutturato della glicemia attraverso apparecchietti che si chiamano reflettometri. Oggi con questi nuovi sistemi abbiamo la possibilità di monitorare in continuo la glicemia. Infatti questi sistemi sono costituiti da un sensore che viene applicato nel sottocute e che va a rilevare la concentrazione della glicemia negli spazi interstiziali, e questi dati poi vengono trasmessi ad un ricevitore, e questi ricevitori peraltro hanno anche dei sistemi di allarme per mettere in evidenza le ipoglicemie e le iperglicemie. E questo è un grandissimo vantaggio per il paziente diabetico, perché la paura per un paziente diabetico è proprio un'ipoglicemia durante la notte, e quindi avere la possibilità di sistemi di allarmi, questo chiaramente cambia la qualità di vita del paziente. Dottoressa Memole, chi ne può usufruire?
Questi nuovi sistemi sono destinati a pazienti diabetici di tipo 1, specialmente ai bambini che spesso vanno incontro a delle ipoglicemie notturne, ma anche alla donna in gravidanza, perché avere delle oscillazioni, delle variazioni glicemiche, questo può essere dannoso per il paziente diabetico, ma soprattutto anche per il bambino. Noi vogliamo dare attraverso questi nuovi sistemi una migliore qualità di vita al paziente, non solamente attraverso un buon compenso metabolico che sicuramente riduce le complicanze, ma attraverso anche una riduzione dell'ipoglicemia e poi attraverso anche una migliore gestione della malattia diabetica, perché riteniamo che un paziente diabetico che riesce a gestire meglio la sua malattia sicuramente avrà una vita più lunga. La terapia del diabete, soprattutto per i bambini e i giovani, ha creato sempre problemi, soprattutto per quanto concerne la qualità della vita. Infatti la terapia insulinica erogata con metodi tradizionali obbligava questi pazienti ad avere orari fissi per i pasti, e questo per un ragazzo che deve viaggiare, studiare, fare sport diventava fortemente penalizzante. Oggi fortunatamente siamo in piena rivoluzione con grandi cambiamenti che hanno migliorato la vita di questi ragazzi. Dopo 100 anni ci siamo arrivati e siamo all'inizio di una vera e propria rivoluzione. Già sono molto validi i sistemi che abbiamo a disposizione, ma sono previsti sistemi ancora molto più validi. Vengono detti pancreas artificiale o sistemi ad ansa chiusa, consentono un'erogazione automatica dell'insulina in base ai valori letti da un sensore della glicemia momento per momento, e questo riducendo al minimo l'intervento del paziente e rendendo praticamente una terapia calzante la vita e le esigenze di questi giovani e non viceversa, un giovane schiavo della sua terapia. Come si compone il pancreas artificiale? Oggi, grazie anche alla possibilità di miniaturizzare gli strumenti, si è raggiunta una composizione molto elementare e molto semplice, di scarsissimo impatto. Bisogna prima di tutto dire con chiarezza che sono strumenti che si applicano senza alcun intervento chirurgico e non sono invasivi. Si compongono di un piccolo sensore, non più grosso praticamente di una mezza noce, di un mezzo guscio di noce, di una patch pump o comunque di un erogatore di insulina che è molto piccolo, è la metà di un pacchetto di sigarette, possiamo dire come grandezza, che dialogano tra di loro. Il paziente riesce ad avere momento per momento la visualizzazione chiara di tutto quello che sta avvenendo e anche la possibilità di intervenire modificando all'occorrenza la terapia attraverso il suo smartphone. E se lo lascia a casa? E se lo lascia a casa, oppure praticamente se deve fare sport o è impegnato in un'attività, l'erogazione dell'insulina avviene in maniera automatica. Il paziente, ogni qualvolta dovesse aver bisogno, può ricorrere praticamente allo smartphone semplicemente per controllare o fare delle modifiche. Ma il sistema di erogazione di insulina, perlomeno nella necessità che noi definiamo come basale, quindi essenziale praticamente alla sopravvivenza del paziente, alla sua attività, al di fuori dei pasti, viene erogata in maniera automatica. Nel diabete la complicanza cardiovascolare è molto seria. Il diabetico ha un rischio di mortalità cardiovascolare di 2 volte superiore alla persona normale. Oltre ad essere una condizione invalidante, è una condizione per la quale comporta una sicura maggiore ospedalizzazione per complicanza cardiovascolare, e in un momento particolare come il nostro, dove le esigenze economiche, l'economia stessa del paziente non ha tante fonti, non ha tanti soldi per sostenere l'impegno sanitario, certo, se noi riusciamo a ridurre queste complicanze che sono poi causa continua di ricovero e quindi di spesa, di aumento della spesa, noi avremo un miglioramento anche globale della condizione. Per di più, poiché la malattia cardiovascolare o la malattia vascolare in genere è una patologia che non interessa solo e specificamente il cuore, ma interessa anche i vasi del cervello, quindi la possibilità di avere un ictus, o i vasi del distretto periferico, la possibilità di avere una vasculopatia periferica che porta alla gangrena, all'ulcerazione e alle amputazioni, è chiaro che migliorare queste condizioni di complicanza vascolare significa migliorare anche la qualità di vita del soggetto, perché
è ben condizione diversa tenere un soggetto sano che non un soggetto con un ictus oppure con un'amputazione, che sono delle condizioni di invalidità permanente e continua nel tempo. Il convegno interregionale Campania-Puglia della Simno è stato un successo, una 3 giorni qui a Salerno con relatori provenienti da tutta Italia. Sono molto veramente contento e fiero di aver contribuito alla realizzazione di questo congresso in cui si è parlato non solo di diabete ma soprattutto delle malattie cardiovascolari, facendo intervenire anche figure che difficilmente sono presenti, quali un cardio emodinamista che si occupa di rivascolarizzazione, che oggi non possiamo non tenerne conto. Le problematiche sono state veramente diverse, affrontate nel modo giusto, ma soprattutto con una grossa partecipazione di persone interessate, diabetologi, cardiologi ed altre figure, come dicevo prima. Noi ci crediamo come società scientifica della SIMDO, in cui alla base esiste una partecipazione di professionisti, non solo diabetologi, ed è questa un po' la missione della SIMDO, quella di contribuire e di stimolare la partecipazione di tante figure che sono tutte orientate alla cura del diabete e soprattutto alle loro complicanze.